sicuramente siamo tutti qua per una relazione, per un invito, per non solo, ma è un invito qualificato, nel senso che vedo le persone che ho invitato io, i colleghi che ho invitato gente che stimo e che apprezzo, e quindi questa sera, in una serata appunto semplice come avete potuto vedere, abbiamo fatto un'esperienza di relazione, perché tutti noi siamo qui solo per questo motivo. Qualcuno ci ha invitato e ci ha invitato con stima e affetto, e noi abbiamo risposto a questa stima e affetto. Allora, evidentemente ognuno di voi durante la serata capirà se ne è valsa la pena, ma comunque in ogni caso abbiamo fatto un'esperienza di relazione. Le relazioni e i rapporti, questa è la sfida che la CDO pone, e non siamo soli a porre questa sfida nella città e nel paese, è la sfida di affermare contro ogni tentazione individualista che le relazioni, i rapporti fanno crescere l'uomo e la donna, migliorano l'umanità di ciascuno di noi. Quando queste riflessioni, questi rapporti diventano sistematici, coinvolgono i rapporti gli altri imprenditori, colleghi, addirittura competitors, che possono essere un'occasione anche per il nostro lavoro e per la nostra professione. E questo è il significato di questa serata, questo è il significato dello slogan Una strada per la crescita. Ciascuno di noi deve decidere liberamente con chi vuole affrontare queste sfide. Se le vuole affrontare giocando una biografia individuale che rischia di essere fatta a pezzi, o se la vuole affrontare con qualcuno. Questo lavoro, il lavoro che tanti di voi fanno, il lavoro che mi auguro questa sera si moltiplicherà ulteriormente, non lo può fare l'associazione per voi, perché questo sarebbe la burocratizzazione e la fine dell'associazione. È una responsabilità personale di ciascuno di noi. Siamo noi chiamati a mettere in piedi relazioni, rapporti virtuosi, a dare sistematicità a questi rapporti, a darci passione, a darci tempo, con la consapevolezza appunto che questo ci renderà più veri e ci renderà più interessanti sul lavoro che facciamo, e che in qualche modo, ripeto, misterioso, questo aiuterà la nostra città e il nostro paese a crescere.